il covo del capo degli orchi. Il principe Magnus ha dato ordine che il capo degli orchi, Ulag, responsabile del rapimento di Sir Manfred, sia trovato ed ucciso. Chi riuscirà ad ammazzarlo riceverà 100 monete d'oro in ricompensa e potrà inoltre tenersi i tesori trovati nel covo di Ulag. Vai, metti i tuoi personaggi qua. Ok, direi che puoi tirare los movimientos. Los movimientos. Ricordati tutte le azioni che puoi fare, eh? Hai fatto 7. Vai, prego. Amigos, amigos. 1, 2. Apri la porta. Apriamo la porta. E all'interno di questa stanza trovi, vedi, un tavolone. Ok? Una porta chiusa proprio qua. E nella stanza ci sono due goblin. Uno qua, e uno qua. Vai, hai fatto due di movimento, quindi ti rimane quattro. Hai fatto sette, se non sbaglio. Ok, lui da lì, lui va qui. E l'elfo invece va addosso a questo. Ok. Ci siamo. Attacca prima Gimli. Dammi i miei tre dadi. Vai con i tuoi tre dadi. Ma sto costruendo il mio fortissimo. Un teschio. Vediamo un po' se il goblin si para. Non si para e muore. Hai ucciso il goblin. Sulla spada di Adesso Gimli. attacca con Legolas. Tre dadi. Due. Perché? Legolas c'ha solo la sua spada normale. Gli ha La comprati prima i spada. bracciali sono per pararsi. Imparata a tirare i tre dadi. Vai, lancia i due dadi. Ok, proviamo a pararci. Non si para. E allora fa secco il secondo goblin. Bravissimo, direi, vero? Nulla c'è in questa stanza. Cerco tesori oggi, eh? Cerchi tesori? Sì. Ok, allora, prima tira il movimento. Ok, prima tiro il Ok, 8. Cerca tesori. Che carta vuoi? La prima? Ok. Cos'hai trovato? Fa vedere? Gioielli? Vediamo un po', vieni. Gioielli. Avete trovato una vecchia cassettina di legno tarlato che all'interno è foderata di raso rosso e contiene gioielli per un valore di 50 monete d'oro. Che fortuna. Ok. Col tuo movimento vai qui alla porta, la apri, vai, quanti hai fatto? 6, ok. 1, 2, 3, 4, ok, 5, 6. C'è una porta, qua, in questo punto qui, e un camino acceso. Che la Con il fuoco che scoppietta. La stanza però sembra vuota, non ci dovrebbe essere nessuno. Legolas gli va dietro a Gimli. No. Come no, rimane qui come uno scemo. No, era partita. Vai, ecco qua. Nuovo turno, si tira in movimento. 11. Ottimo. Aperta la porta. Ok, allora quindi 1, 2, 3, ok, Ma e questa è una trappola? la porta, no, 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 quella è una parete chiusa, vedi che c'è Ma una è la porta stessa? proprio qua, È una parete quella? sì, è una parete chiusa, in realtà è come se di qua non ci fosse niente, allora? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. E hai fatto 11. Apri la porta. Ecco qua. Le porte lasciano e poi. Qui c'è una porta. Sigmanfred. Sì, era qui che era Sigmanfred. E dentro la stanza ci sono due terribili orchi.
non fanno nulla. Quindi sei, cosa fai? Puoi andare in corpo a corpo, sì, con tutti e due. Sei. Vai, Gimli. Gimli normale, che lavoro. Un teschio. L'orco prova a pararsi. È morto. No, ti ho fatto uno schifo. No, ma non vale, lo devo fare io. Ok, vai Legolas, attacca il tuo orco. Due dadi. Un teschio. Vediamo se l'orco si para. Si è parato! L'orco riesce a parare il colpo di Legolas e contrattacca. Attacca Legolas. Wow! No, Legolas. E fa un teschio. Devi tirare tre dadi per pararti. Perché c'hai i bracciali che hai appena comprato. Ti sei parato. Ok, nuovo turno. Ok, 5. No. Sono mezzo ancellato. 6, ok. Il mio va a aprire questa porta. La apri subito così? Sì. E se ci fossero dei mostri dietro, scusa? Ti ritroveresti circondato. Ti conviene prima di pulire una stanza, eh. Comunque, allora, apri la porta. Gimli dice, vai Legolas, te picchiati, io vado a vedere cosa c'è di là. C'è un'altra porta qua giù e una un armadio. Io penso che non è un armadio. Allora, quindi hai fatto uno, due e poi puoi fare vado ancora quattro movimenti. Apri anche quella? Ma sei pazzo? Prima di appicchiarti! 3, 4, 5. Ok. 5. No, no. 5. E ti rimane un solo movimento. Aspetta, però. All'interno di questa simpatica stanza trovi. Ora ti faccio vedere perché non devi mai fare quello che hai appena fatto. 1, 2, 3. 1. 2 3 Porta perché? Aspetta, una porta chiusa qua. Aspetta, non è mica finita. E ti ho fatto uno scherzo. Io rimanevo lì alla porta. Troppo tardi, amore. E due Fimir. Se tu eri insieme a Legolas, Legolas poteva lanciare un incantesimo, ma hai fatto una cavolata. Ti rimane un solo movimento. Cosa io, fai? Io resto lì. Resti fermo così ti attaccano uno alla volta. Sì. Bellissimo. E non mi fanno ottima nulla. Mossa. Non devi mai andare avanti così a bischero. Io mi paro con sì, tre. Vai, vai. Ok, uno. Vediamo, l'orco si para. Morto. Vai. Puoi fare i tuoi sei movimenti con Legolas. E lui arriva dietro. Sì? Ok, perfetto. Dietro. Se avevi la lancia, ti mettevi qui e attaccavi in diagonale. Ora che ci pensi. Vabbè. Ok, è il turno dei mostri. Giusto? Vediamo. Il film passa avanti a tutti. E si mette qua. Adesso lancia un incantesimo. Sì, nel turno dopo magari. E attacca il povero Gimli con tre dadi. No, e fa due teschi. Il Gimli lo devo fare io. Sì, ma sta attaccando i mostri adesso. No. Ti devi parare. Per fortuna ti sei comprato uno scudo. Quanti teschi ho fatto io? No, due. Quindi te subisci una ferita. E Gimli va a sei. Gli altri mostri non possono fare niente. Quindi, prego, sta a te. Tira il movimento. E il povero Gimli. E il Gimli sta lì. Hai fatto 4. Ok. Vai Gimli, attacca. Questo Gimli è fortissimo. Ha fatto un teschio. Il Fimir tira 3 dadi in difesa. Ammazza e muore. Bravo Gimli. Adios, amigos. Ok, ok. Cosa adios, fai? Presumo tu rimarrai fermo lì? Sì. Sì. Facciamo passare questo turno? Sì. Legolas vuole fare qualcosa, un incantesimo del sonno magari. Vediamo un po' cosa c'hai.
Allora, questo incantesimo farà addormentare un mostro o un personaggio. Potranno provare a difendersi tirando un dado per ogni punto mente. Allora, su chi la vuoi lanciare? Su un orco o su un fimir? Perché questo è Pensaci, troppo. forza! Sul fimio. Sì, ma lascialo lì il fimir. Almeno Allora, tre di non mente, mi quindi dà. tiro tre dadi. Nemmeno uno scudo. Sei fortunato che c'ho una sfiga io con i dadi. Addormentato. Ok. Adesso è il turno dei mostri. Fa, vai avanti te. Ah no, dorme. Vado io. Viene avanti l'orco e ti attacca. E fa un teschio. Tira tre dadi e vedi se ti difendi. Mia madre ha comprato un scudo. Subisci un'altra ferita. No, non ho fatto nessuno scudo. Appunto, subisci un'altra ferita e scendi a 5 punti ferita. Adesso è di nuovo il tuo turno. Attacca, forza. Nemmeno un colpo. Legolas, vuoi fare qualcosa? Lanciare un Hai altro. già lanciato sonno. Quindi passi? Passo il turno. Ok, allora vieni, attacca il l'orco. Perché no? Wow, con la mannaia ti attacca, ti dà un colpo da Niente. due teschi. Vai, proteggiti Vai. con tre dadi. Oh, che parata incredibile! Accidenti, bravo, bravissimo! Che fortuna! Allora, nuovo turno. Ah, dobbiamo vedere se si sveglia lui. Se ottiene un 6? Sì. Niente, non si sveglia. Vai, tira il E torna movimento. migliore Tira il movimento però. e attacca. 2, perfetto. Tira tre dadi in attacco. Guarda qua, il terzo dado, tieni amore. Minchia, ho fatto tantissimi cose. Vero? Minchia. Allora, due teschi. Vediamo un po'. Dai, orco! Una parata, ma non è sufficiente per salvarsi. Povero orco. Muore così. E va a finire nel body count di Gimli. Cosa guardi te? Non puoi guardare. Rimani fermo lì? Viene avanti lui allora. Turno dei mostri. L'orco fa tre teschi. Vai, parati, Gimli. Guarda, eh. Uno scudo, subisci due ferite e scendi a tre punti vita. Stai per morire, Cura allora. eh? Chi è? Io. Legolas, con la magia. Dammi la magia di cura. Via. Questo incantesimo può essere lanciato su chiunque. Ripristinerà fino a 4 punti colpo perduti. La carta va scartata dopo l'uso. La puoi usare una volta sola, eh? La Sì. usi? Tac, la magia. E Dove Gimli torna a 7 punti ferita. Le ferite si rimarginano, gli ematomi se ne vanno ed è sano. Adesso è turno dei. Esatto. che non fanno un bel nulla. Quello lì è cattivo. Due teschi. Fagati, vai. Morto. Tiro due dadi in difesa. Lui è morto. Poi devo guardare il video perché ho perso il filo. Non sono convinto di come è andata questa cosa qua. Secondo me ho perso un turno. Non ho sbagliato. Ma chi se ne importa? Si è venuto un Cosa vuoi infarto, è fare? Ti vuoi morto. muovere dentro la stanza ora che è rimasto solo il fimir Sì. dell'orco? Uccido il figlio all'interno. Allora, no, con lui gli puoi andare vicino, ma non puoi attaccare. Però puoi attaccare con Legolas. Legolas non ha ancora attaccato. Puoi tirare i suoi due dadi. Alla faccia! Alla faccia di Legolas! Niente, ha ammazzato l'orco. Un nuovo turno si attento, amore, perché. Un nuovo turno sta per iniziare. Tira il movimento. Io tiro per svegliare il fimir. No, ho sbagliato. Niente, Perché niente. nulla? È un 2 milioni. Vai, attacca il fimir con Gimli.
Lo uccidi, basta un po'. Sveglio! Addio, amico! Da, andata bene, eh? Allora, vai. Cosa vuoi fare? Vuoi tornare indietro per vedere se c'era qualcosa nell'armadio? Vuoi andare avanti? Andiamo avanti, okay. Io e lei. Va bene, ma quanto hai fatto di movimento? Quindi, 1, 2, 3. Ancora non puoi aprire la porta, devi tirare di nuovo il movimento. Sonno, rimettila laggiù che la puoi utilizzare. Hai fatto 9. No, mettila accanto all'altro incantesimo. Accanto all'altro incantesimo. Chi va avanti, Kimberly? Sì. Ok, quindi lo fa passare. 1, 2. Si apre la porta. E adesso si prepara la stanzetta. C'è un letto. Sì, un letto. Una panca. Che potrebbe fungere da letto. Chi lo sa, magari ci dormi. Una porta chiusa. E all'interno della stanza c'è un guerriero del caos. E mi prendere. Proprio qua. E aspetta. Il capo degli orchi. Ulag. Sì, ho messo un uomo bestia. Per farlo diverso. A chi va in corpo a corpo? Grazie. No, Gimli va addosso a Ulag. Gimli va addosso a Ulag. Ok, qui davanti. Te lo dico, Ulag è più forte di un orco normale, eh? E Legolas va dal guerriero del caos. Okay. Ilana, fammi, vediamo se uccido Ulag. Ulag, vai. Due teschi. Ulag in difesa tira 5 dadi. Mi dai quei 3 dadi lì? Vediamo se pari. Devo fare 2 scudi mostro, giusto? Sì. Vediamo se pari. Se non pari è stato... Uno scudo mostro! Hai ucciso Ulag. C'ha un punto vita solo. Mamma mia, la versione europea. Non t'ha azzardato il cambio uomo bestia. È morto Ulag. Adesso Legolas attacca il guerriero del caos. Grazie. Guarda, ce n'è già un dado laggiù, sopra la scheda del Nanos. Ok, niente. Perfetto. Comincia un nuovo turno, ok? Il guerriero del caos. Il guerriero del caos attacca Legolas. E fa un teschio. Parati con 3 dadi, perché Legolas si è comprato i bracciali. E ti sei parato, bravissimo. E adesso è il turno dei giocatori. Tira il movimento, ok? Hai fatto 5. Cosa fai? Attacco. Con, ma attacchi Legolas, attacca 2 dadi. Vai. Niente. Le Gimli. Va per la porta. No, lo aspetta la porta. Lo aspetta la porta. Ah, non apri più? Allora scusa, ti devi attaccare il guerriero del caos, visto. Ah, beh, sì. Scusa, se devi aspettare, cosa fai? Aspetti guardandolo, ti gratti la barba intanto. Forza, attacca! Gimli? Certo! Attacca pure. Sì, ma non lanciate con la dada. 1, ok. Il guerriero del caos tira 4 dadi di difesa. E non fa nemmeno uno scudo mostro, perché sono sfortunatissimo. Morto! Gimli ammazza tutti, ragazzi, un po' di noia. Poi va alla porta, sì. Anche Legolas. Uh-huh. E fa la porta clina. E addio. Ok, hai aperto la porta. E cosa ci trovo? Molto di. Hai aperto la porta. E in fondo alla stanza vedi uno scrigno. Sì. E lo apre? Sì. Ok. Apri lo scrigno e BAM! Un colpo in mezzo al petto. Perdi un punto vita. Perché non ci chiama le trappole? E vai a 6. Però, per fortuna, all'interno dello scrigno c'erano 100 monete d'oro. Almeno le cure te le può pagare. Ok, avete ucciso Ulag. Puoi cercare i tesori. Non puoi in questa stanza. Devi cercare, perché c'era già lo scrigno. Devi andare almeno in un'altra stanza. Vabbè, in che stanza vuoi andare? Te lo abbono questo movimento, se no si statica il movimento tutte le volte. Finché non ci sono i turni che segnano qualcosa, si può fare. Dove vorresti andare? Qui? Ok.
Tornate sui vostri passi fino a tornare alla stanza con la libreria. Ora vorrei prendere delle carte. Vuoi ispezionare? No, prendi. No, cerchi tesori, ma non prendi nessuna carta, perché trovi dentro l'armadio 30 monete d'oro e una pozione di cura. Che fortuna. Ma prima voglio... Idea, mi posso comprare le cose subito? No, devi uscire dal dungeon prima. Questo corridoio si chiude qui in cima, ma c'è una porta, proprio qua. Ah, vediamo cosa c'è dentro quella porta. Vai, tira il movimento adesso. 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puoi aprire la porta e ti rimangono ancora due movimenti se 4, vuoi. 5, 6, 7. Che 7? 6? Avevo già 6. Contato. Apri la porta? Clina. Aspetta, sì, mettilo dentro, scusami, 6, 7, 7. No. Ti dà noia? Toglio allora. 7 e c'è l'armeria. Qui, una rastrelliera con delle armi. E... staccati. Un orco proprio addosso a te e un fimir qui. Ti ritrovi in corpo a corpo con l'orco subito. Yeah, e l'elfo è qui che non può entrare. Cosa fai? Attacchi l'orco subito. Vieni, dammi questo, si mette dentro la scatola, tanto non ci serve più. Guarda là. Guardate. Si è parato. Grande, si è parato. Si è parato. Quindi adesso... È il turno dei mostri. È il turno dei mostri. Vediamo un po', aspetta, facciamo così. Voglio vedere qua, da qui. Ok. Pronti? Sì. I mostri attacca. Ah no, prima il Fimir si muove e viene qui accanto a Gimli. Attacca l'orco e fa niente. Attacca il Fimir e fa un teschio. Parati. Un predato. Senza spostare tutto. Vai. Ti sei pagato. Adesso sta a te. Tira pure il movimento. Guerra. Cosa hai fatto? Due teschi? Chi attaccavi, l'orco o il Fimir? Il Fimir? Ok, dammi un dado per favore. No, prendo io. Il Fimir prova a pararsi. Mannaggia, te ne hai fatti due di teschi e muore, ma rimane ancora l'orco che ora attacca. Aspetta, l'orco adesso. Mamma, questo orco fa schifo. Che orco pessimo. Vai. Anche Gimli. Aspetta, nuovo turno adesso, vabbè, tanto ormai hai già tirato. Tira anche il movimento, ma non serve a niente, tanto un tipo muove, lascia sta. L'orco attacca Gimli e fa un teschio. Parati, Gimli. Con tre dadi, Lorenzo. Tirami un attimo. Uno solo. Visto? Ti sei parato. Adesso è il turno... dei mostri. No, era già il turno dei mostri. Adesso inizia il tuo di turno. Tira il movimento. Hai fatto 10. Vai, adesso attacca. Oh, scusami. Un teschio, vediamo se l'orco riesce a pararsi. No, e muore clamorosamente. Quindi siete tutti nella stanza. Basta, era l'ultima stanza. Che cosa volete fare? Tesoro. Devi cercare i tesori sempre, 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 sempre. Cercare i tesori. Sempre. Oh, hai cercato tesori? Trovi una lancia, la diamo a Legolas?
Perché non ha nulla. Povero Legolas. È l'elfo più maltrattato del mondo. In modo e maniera che se Gimli blocca una porta, così tipo, no? Per combattere i mostri uno per uno, se Legolas si mette qua, con la lancia può attaccare, perché può attaccare in diagonale. Allora, finita la missione, lo sai? Sì. Avete ucciso Urag, questa era facile. A me mi mancava questo della lancia. Allora, questa è la terza avventura, giusto, del libro delle imprese di Hero, queste. Abbiamo provato a cambiare zona, dovrebbe essere un pochino più illuminata. Ho provato a usare anche l'action cam, vediamo se viene bene l'utilizzo di due videocamere, se si riesce a fare un montaggio un po' particolare. Lorenzo, come al solito, c'ha Super Gimli, che spacca tutti, mi ha devastato, e si prosegue nell'avventura. Yes, yes, yes. Che bello, mi chiedono. Non guardare, la Lorenzo nascosta. Fermati, esci dalla mia tana. Ah! Dai, bisogna mettere apposta adesso. Che carino.